118? 118, l'ambulanza in via Sprica Cenere! Dove? Appoggio? Sì, veloce! Che veloce. Numero, signora, che numero? Dietro al cimitero, la terza casa sulla destra! Terza casa sulla destra, che è successo, signora? Hanno sparato, veloce! Hanno sparato! Sì, veloce! Ok, va bene, arriva l'ambulanza. Sono le parole concitate al telefono di una familiare del trentenne Saverio Lamanna, ferito a colpi di pistola giovedì scorso davanti alla sua abitazione, una villetta alla periferia di Foggia, nei pressi del cimitero. La donna chiede disperatamente aiuto al 118. L'uomo è stato appena ferito, una gamba e alla spalla, da due proiettili calibro 7,65 mentre cercava di fuggire. A sparare, secondo l'accusa, è stato il 29enne Ciro Stanchi, fermato dagli agenti della squadra mobile con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Futile il movente della sparatoria, Lamanna avrebbe rifiutato il prestito di una pompa da giardino a Stanchi poco prima di esplodere i colpi di pistola. Il fatto è accaduto alla presenza di alcuni familiari della vittima, tra cui le figlie di 4 e 5 anni, che avrebbero confermato ai poliziotti di aver assistito alla scena. Decisive si sono rivelate anche le immagini di videosorveglianza presenti lungo via Sprecacenere, dove abita Lamanna con la sua famiglia. È stato proprio un parente della vittima a notare le telecamere e indicarle agli agenti. Nei filmati si vede una persona, identificata in Ciro Stanchi, transitare in sella uno scooter davanti all'abitazione di Saverio Lamanna. Stanchi è stato individuato a casa della sua compagna, dove è stato trovato anche lo scooter utilizzato durante l'agguato.